e si conclude domani la settimana di preghiera della comunità alcamese coinvolta nell'allestimento di un altare di San Giuseppe realizzato per grazia ricevuta presso l'abitazione di Angela Moscato e Maurizio Lodato. Il programma prevede domani domenica 5 novembre alle ore 8:30 la messa al Sacro Cuore alle 11:00 il tradizionale tup tup, poi alle ore 12 il pranzo dei santi, ma sentiamo i dettagli nell'intervista ad Angela a Moscato. Meraviglioso altare di San Giuseppe realizzato e allestito qui alle nostre spalle per cosa? E noi abbiamo realizzato questo altare di San Giuseppe, abbiamo dato onore a San Giuseppe per una grazia ricevuta. L'altare di San Giuseppe è comunque testimonianza di fede. Di cultura, arte, e tanta preghiera e la forza di volontà. Dietro un'altra di San Giuseppe c'è tanto lavoro e testimonia che con l'aiuto di tutti, tante mani Dio benedice. E qui fino a quando? Allora, oggi è il, si preparano le pietanze, oggi è sabato e si preparano le pietanze, domani ci sarà il, la, la tradizionale tup tup, che non è altro che, il, come narra la Bibbia, il ritrovamento di Gesù al Tempio. Quindi la Madonna e San Giuseppe vanno alla ricerca di Gesù Bambino e dopo con la preghiera, ehm, che tante persone vengono qui ehm, nella preghiera, si va in processione e si va a cercare Gesù Bambino che poi verrà ritrovato nel Tempio in mezzo ai dottori. E da lì poi si ritornerà qui a casa mia dove faranno il, pranzo, faranno il pranzo i santi e gli uomini della nostra famiglia con umiltà serviranno i santi dell'altare. E pani e um, tradizioni, ma tanta fede. Sì, tanta fede, tanta forza, tanta preghiera. Questa è la testimonianza che tante persone che sono venute a vedere l'altare pregano, hanno pregato e continueranno a pregare. E auguriamoci che questo messaggio arrivi a tutti, a tutti i ragazzi e a tutti i giovani affinché credano che la preghiera sia la forza per andare avanti.